Ciao ragazzi, faccio un video visto che stavate aspettando il mio dopo partita. Una vittoria veramente inaspettata, quella di ieri del Milan contro la Fiorentina. Dico inaspettata perché? Perché la maggior parte di noi forse non si aspettava che il Milan vincesse contro la Fiorentina senza Ibrahimovic, e mi ci metto di mezzo pure io perché il mio pronostico è stato un pareggio. E dai vostri pronostici che mi sono arrivati, forse erano veramente pochissimi quelli che puntavano su una vittoria. Io ho dato un po' più di fiducia al Milan senza dare il pronostico di perdita, poverino, e ho dato un pareggio, ma ci ha stupito veramente tanto perché ha dimostrato di avere carattere, ha dimostrato comunque di essere forte, e questo vuol dire tanto. Questo lavoro è un lavoro che comunque Pioli sta davvero facendo bene, perché comunque ci sta tanto dietro. Grazie anche a Ibrahimovic, che comunque mette un po' di pressione ai ragazzi, e i ragazzi comunque hanno tanto da imparare. Ha dimostrato di essere un gruppo solidale, quindi hanno gioco di squadra. Questa è una cosa veramente positiva, e questa vittoria ha suscitato buon propositi positivi per la squadra, oltre ad aver consolidato il primo posto in classifica. Ricordando anche che comunque il Diavolo è l'unica capolista senza ancora sconfitte nei cinque maggior campionati europei. Detto questo, noi aspettiamo ovviamente il ritorno e diamo una buona guarigione a Stefano Pioli, che è sempre con loro nonostante lui sia a casa, ma in realtà è sempre presente con loro, quindi questa è anche una cosa molto positiva, e un buon rientro anche per Ibrahimovic. Nel frattempo io vi saluto, ci vediamo poi per le prossime partite. Un bacio da Martina Zoiro.